Amici dei fuoricampo e simpatizzanti del mondo udinese, buonasera, ben ritrovati con questo nuovo video che in realtà voleva essere una live, ma per questioni tecniche non ci siamo riusciti. Per cui ho detto buonasera, perché pensavo di essere live, in realtà lo vedete stasera e domani mattina, oggi è venerdì mentre stiamo registrando. Siamo qui per stavolta un pre, di solito faccio solo il video post, stavolta facciamo un bel video pre, visto che si sfidano due squadre che trattiamo sul canale, ovvero io, l'Udinese, e la squadra di Davide Martini, che ne approfitto per salutare immediatamente, ovvero il Toro. Cioè, almeno, Esatto, ciao. Dai, almeno ciao. con piacere più, come se, anche se è più ormai una, è già diventato un calvario dopo meno di un terzo di campionato, però ci siamo, dai, più o meno siamo sul pezzo. Stai vivendo quello che vivo io a Venezia, perché non è che io solo rido con Udine, cioè, sai che io ho quella doppia faccia Ah, e pi piango e rido lo stesso weekend, cioè, sono completamente ovvio. matto. Prima Diciamo di che presentare, vedo prego. un minimo di margine in più, cioè Venezia secondo me può riprendersi. Temo che la stagione del Toro Addirittura, sia questa. Spero che addirittura Azzemman così, ma sia più ottimista di me. Però vabbè, vedo Venezia che può magari, addirittura così male superare e si agganciare i pronuncia il video, playoff. bene. Torino più di questo, secondo me, cioè, poi Arriviamo. sono molto frustrato dal derby, ma tu lo sai già. Ecco, ci arriviamo, direi che potremmo anche partire da là come per presentare lato Granata. Prima di Davide ve l'ha già un po' spoilerato e il nome sotto pressione, credo ve lo faccia scoprire già prima, ma prima di presentare l'ospite, ovviamente l'invito è sempre quello, dovete iscrivervi, cioè il nostro sforzo per portarvi uno spazio dedicato a squadre più piccole è massimo, ma serve che vi iscriviate, è fondamentale, dovete dare anche un senso a questo nostro sforzo, lo state già facendo in tanti, spero che siate ancora di più. Ammetto che mi piacerebbe arrivare per fine anno ai 2000, sarebbe veramente una gratificazione importante, ce la possiamo fare. Serve uno sforzo sia da parte dei miei tifosi, quelli dell'Udinese, che da parte dei tifosi di Davide e Andrea, ovvero quelli del Toro, che come ha detto Davide però non è che tripudiano di entusiasmo perché, introduco Andrea con questa domanda, intanto ringraziandolo anche ovviamente di aver accettato il mio invito, quanto male hai preso la sconfitta nel derby? Ciao ragazzi, grazie dell'invito. Ma insomma, ci eravamo sentiti per l'inizio della stagione e se vi ricordate sia da noi che qui da voi, si pensava che magari quest'anno, non so, con un pochino di entusiasmo ritrovato dopo la stagione scorsa e in parte smontato dal mercato estivo, potesse combinare qualcosa. Invece, come dice Davide, il derby, non dico che metta la croce sopra la stagione, ma dopo 10 partite si può già pensare al campionato che sarà del Toro. Il problema è che siamo a metà ottobre e dobbiamo arrivare a fine maggio. E questo anche per chi produce contenuti, è una cosa molto complicata, no? Perché tu comunque devi offrire qualcosa di Eh rifo sì. di rabbia, ci sarà la pausa mondiale in mezzo. Venendo al derby, bah, io come ho detto nel mio video subito a caldo, la cosa che mi ha un po' preoccupato è che non posso dire che il Toro non abbia fatto tutto quello che era in suo potere per potersi giocare questo derby. Cioè, il problema è che il Toro era questo anche nelle prime partite quando vinceva con le neopromosse. Solo che chiaramente la qualità più bassa dell'avversario ti aiutava un pochino a mascherare certe problematiche, ma il Toro visto contro la Juve è uguale, identico al Toro visto a Monza la prima giornata. Cioè una squadra che ha fatto un percorso di 2 mesi dove non si è migliorata praticamente in nulla, dove sicuramente sono stati decisivi anche alcuni infortuni. Uno su tutto quello di Ricci, che è poi quello che fa girare la squadra, la sua assenza si è sentita tanto. Io penso che Juric con questo materiale a disposizione possa fare qualcosina in più, perché a sprazzi il Toro ha anche fatto un buon calcio, vedosi per esempio il primo tempo con l'Empoli, però è troppo poco e sicuramente il fatto che ci sia ormai un'evidente spaccatura tra il comparto tecnico e il comparto societario non aiuta.
E il Nervi, quindi, per risponderti, Davide, è stato soltanto una naturale conseguenza di una squadra apatica, di una squadra con pochi contenuti, contro un'altra squadra sempre apatica, con pochi contenuti, che però c'ha l'individualità. Tutto Eh qui. beh, sì. A quella punta era 70 milioni, da 75 milioni in più rispetto al Toro, evidentemente. Sì. Ovviamente adesso ogni tanto lo farò anche dopo quei classici 3 minuti di inizio video. Ricordatevi di, se siete già iscritti, di mettere quel pulsante mi piace, il like. Ricordatevelo che anche quello è fondamentale. Adesso ogni tanto lo farò anche a spot a caso, nel bel mezzo dei video, così ve le ricordate e non potete dimenticarlo. Tornando alla partita, al Toro e all'Udinese. Sull'Udinese, per introdurvi un po' anche nell'argomento, penso ormai si sia parlato talmente tanto anche a livello nazionale che c'è poco da scoprire, cioè è la rivelazione del campionato. È una squadra che dietro magari non è estremamente solida, ma regge e davanti produce tanto. La vera domanda è, calcolando che al Toro manca anche una punta di ruolo con certe caratteristiche, dove può far male il Toro a questa Udinese dal vostro punto di vista? No, ci Direi sarà, prima Davide e poi Andrea. avremo Pellegri, avremo Pellegri a Udine, quindi avremo tutta la gioia di vedere finalmente un centravanti che gli è stato negato contro la Juve e anche contro il Sassuolo. Oddio, non è quello che... Cioè, come caratteristiche preferisco Sanabria, però è un gusto personale. E penso, spero che giocherà insomma dall'inizio perché... Come ci siamo già detti anche nel live, un falso 9 va bene, 3 sono troppi. Cioè, Radonjić, Vlahović e Milan giù con tutto il bene, tutti e tre assieme, no. Qui se parliamo di falsi 9 ne abbiamo 4 e dopo No? questa battuta posso Sì, ma non anche andarmene. giocano tutti assieme, cioè, almeno un vero 9 gioca lì, capisci? Quindi questa è la differenza. Non... Poi, Mi piace come ha a parte glissato Davide tutto... sulla battuta, proprio. Sì, no, no, ho capito, però insomma, poi a parte tutto, fra i tre, secondo me, Vlahović è quello comunque che ha sofferto di più essere schierato da falso centravanti contro la Juve. Ma a parte questo, vediamo, diciamo che la partita con l'Udinese la vedo più come un test, cioè per vedere anche la reazione emotiva della squadra alla partita con Cittadella, non voglio essere severo, ma do veramente il peso che conta, cioè minimo. E forse anche sotto, e quindi aspetto una reazione della squadra dopo il derby, che sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, cioè è stato fatto quasi il massimo, anche se la cosa che la parte anche mi trovo ancora più d'accordo è togliere questo, però un piccolo saltino in più, cioè mi aspetto che comunque Juric riesca a fare qualcosina in più, non a fare forse i miracoli rispetto che ha fatto l'anno scorso, perché comunque la squadra mi sembra più debole. Però mi aspetto qualcosa di più e me l'aspetto anche a livello mediatico, cioè la desolazione nella conferenza post-Juve, no, cioè deve mediare anche lui, deve trovare una mediazione fra meno col dirigente a getto la spugna come ha fatto una partita post-Juve, ci stava lo sconforto, però mi aspettavo altre dichiarazioni. Detto questo, da Udine non mi aspetto nulla, cioè se viene un punto è un miracolo, se non viene... È lo stesso perché l'Udinese è obiettivamente più forte, ha più alternative, anche se magari non tantissime, ma comunque ne ha. E è la partita di Pellegrini, voglio vedere cosa fa. Una partita dall'inizio, ha caratteristiche diverse da Sanabria, quindi mi aspetto che dia delle risposte, anche perché siamo a meno 4 dalla pausa e altrimenti per gennaio comunque. Mi aspetto in caso contrario che arrivi qualcosa almeno in attacco, ecco perché quei centravanti che io nei miei piccoli video ho invocato ad agosto, a fine agosto non è arrivato, aspetto, ecco, spero che arrivi per gennaio perché forse non si rischia niente, però si fa troppa fatica a segnare e quindi considerando che il buon piede non è un super bomber. Mi auguro che possa fare il suo in queste partite che arrivano, ma non ci spero troppo, ecco. E forse ci può favorire l'assenza di Becà, un minimo, la difesa rimaneggiata dell'Udinese, però l'Udinese vista in stagione non ci dà grandi speranze, ecco. Poi, per carità, contro la Juve siamo stati comunque a un passo dallo strappare un punto, che non avrebbe cambiato la classifica, però
Perdere contro questa Juve qui mi ha fatto un po' tristezza, ecco, personalmente, che è vero che hai fuori l'individualità, però ci credevo. Sono ancora uno di quelli del partito degli illusi che ci credeva. Prima della partita ho detto, vabbè, questa deve essere veramente la volta buona. Siccome ho visto anche i derby del 2009, del 2010, quelli pareggiati con la Juve che aveva le Grottaglie, Molinari e Thiago, ho detto, cioè, qualche 1-1 non riusciamo, niente, neanche lì. E ciò che ho creduto, se potesse vincere, invece... E che Che mi sembra anche purtroppo. pareggio, cioè se tu mi se no, e poi chiudo, se tu mi dicevi a fine partita pareggi, io dicevo va bene, però cavolo, cioè neanche a sto giro, e niente, neanche a sto giro. Il problema è che non abbiamo fatto quasi niente in attacco, cioè Sheldon ha fatto una parata, ne ha fatto dei primi vincoli, cioè. Ti lascio la parola. No, scusami Davide, no, volevo solo dire Vai, vai. che al di là della sconfitta del derby, che è il derby, poi insomma, ogni tifoso la vive a modo suo, c'è chi lo sente, chi lo sente meno. È anche una cosa un po' generazionale, no? Perché chiaramente i cosiddetti vecchi arrivano da altre generazioni e di conseguenza erano abituati a vivere il derby diversamente. Ma al di là di questo, la sconfitta oltretutto allunga un periodo di risultati abbastanza mediocri, perché tu ne hai perse 4 delle ultime 5, non dimentichiamocelo. Hai pareggiato con l'Empoli perché Luperto ha deciso di rinviare un pallone sulla schiena di Lukic e praticamente buttarsela in porta, se no perdi anche quella. Questo è preoccupante. Cioè, io rimango convinto che la partita singola sia una cosa, e in tal senso, per rispondere alla domanda che sicuramente Davide mi farà, cioè a Udine vai e te la giochi. Nel senso, perché non si può andare a fare una buona partita a Udine? Però certo è che il campionato poi sono 38 tappe, no? E che una dietro l'altra vanno messe insieme e vanno a completare il disegno dell'intera stagione. E tu adesso sei comunque già in un periodo un pochino complicato, perché fra un mese c'è la pausa, c'è un calendario un po' così, perché se vogliamo guardare un attimo in avanti, dopo l'Udinese arriva il Milan a Torino. Cioè, se tu perdi a Udine e perdi anche col Milan, significa che ne hai poi perse 6 delle ultime 7. Cioè, anche mentalmente, questa squadra che inanella così tanti risultati negativi non è poi così abituata a gestirle a livello di pressione. E siccome sappiamo che il nostro ambiente è molto particolare, troppo particolare per i miei gusti, ma sono opinioni, rischi di entrare poi in una situazione molto complicata. Chissà che magari in tal senso la pausa per noi non possa essere propedeutica, cioè si volta pagina e ne riparliamo a gennaio. Però anche qua, cioè, non è possibile che la soluzione sia sempre il mercato, che per qualunque cosa compriamo, 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 compriamo. Bisogna a volte fare anche con quello che si ha. L'esempio è l'Udinese. Sottile è un allenatore che sta dimostrando di saper fare con quello che ha. Dopo che negli ultimi 2 anni l'Udinese ha perso giocatori importanti, quest'estate sono partiti due giocatori forti come Molina e Pablo Marì, e Sottil non è che si è lamentato, si è messo lì e ha lavorato con quelli che gli hanno dato. Ora, che si possa, chiaramente l'allenatore possa lavorare a stretto contatto con la dirigenza e dare input, ci sta, è giusto. Però poi, come ha detto giustamente Davide prima, bisogna anche un po' mediare, cioè non è che se non hai la squadra al 100% come la vuoi tu, allora mi getti la spugna, perché Juric è letteralmente l'unica speranza che abbiamo noi di fare un campionato di un certo livello, perché la squadra senza questo allenatore è persa, e con una dirigenza debole e una società assente, anche mediaticamente, non, cioè, ci rimane solo il mister, quindi se molla lui siamo fregati. Sì, beh, il concetto è chiaro. Diciamo che forse, ecco, l'Udinese rispetto al Toro, magari ha quel betto in più che effettivamente però è Granata manca come caratteristiche, anche perché comunque tanti gol, però Beto ne fa 5 giocando veramente pochissimi minuti, cioè una punta del genere ti aiuta, probabilmente ti aiuta anche a finalizzare quello che fai, poi sicuramente c'è stata tantissimo di Sottil in quello che stiamo vedendo, perché a livello di mole di gioco, di idee, anche Pereira ha messo esterno destro, cioè insomma si sta dimostrando un tecnico molto, molto interessante, e proprio in questo senso cosa temete di più dell'Udinese?
le invenzioni di Deulofeu, la forza sulle fasce di Udogi e Pereira, il potenziale, le potenziali sgroppate di Beto, qual è l'arma che usa per È di più? quello nel senso che Beto, ma non solo, cioè vede qualità sulle fasce, cioè dire, gli esterni Antonio è uno dei grossi problemi di quest'anno, cioè Singo è disperso, e siamo qui aggrappati a Vojvoda come se fosse Gianna Santos, capisci? Perché Olaina, poveretto, fa il suo, adesso non riprende da destra. Lazzaro, sì, qualche spunto nel derby, ma sinceramente mi stupisce anche questa insistenza dell'allenatore. Ma la cosa più preoccupante è che Singo ha avuto un'involuzione ed è inevitabilmente finito in panchina. Cioè, sì, ma non solo, cioè, anche i Samardžić e Lovrić, cioè, Torino non ce li ha, cioè, Torino la qualità ce l'ha tutta sulla tre quarti. Cioè, a centrocampo, sì, c'è Lunghi, c'è un bravo giocatore, Ricci si è mancato tantissimo e sono d'accordo. Linetti sta mostrando la corda, cioè Linetti la vedo obiettivamente superiore in tutti i reparti, in difesa in questo momento rimaneggiata, però anche in difesa di Torchi serviamo, cioè l'ultimo arrivato, cioè Bon Scurs, che però da cui mi aspettavo qualcosina di più anche nel derby, perché l'anno scorso Bremer ha cancellato Vlahovic e lui ha perso costantemente tutti i duelli fisici, anche aerei con Vlahovic, non è un lillipuziano, scuro, quindi da lui, anche lui mi aspettavo meglio. Da lui, ma ho pur di tutto, cioè è chiaro che ma di Beto stesso, perché prima o poi si deve svegliare. Cioè, io ho visto quella con l'Atalanta bene, quella con la Lazio meno, ma Sì, mi sono sembra state che stia due partite un attraversando il po' suo così. miglior momento, No, capisci? no, beh, Capisci? no. Beh, ma De ci sta Rofeu come comunque fai a non tenerlo? comunque. Cioè, è il giocatore per distacco, con tutta la stima nei confronti dei nostri trequartisti, cioè. Cioè, io vedo un discreto divario tra Vlasic, Radonjić, Miranchuk e Deulofeu, cioè, ne vedo, ma persino ricordando anche quello che è successo l'anno scorso a Udine, cioè, dobbiamo fare il giochino dei portieri, del paragone fra i portieri, non facciamolo, quindi, cioè, voglio dire, non, è anche Sottil, cioè, Sottil si è inventato Pereira a destra. Juric purtroppo è ancorato un po' al suo modulo, a parte il 4-2-3-1 che abbiamo visto con l'Empoli per 3 minuti. Cioè, mi aspetto ogni tanto anche che il 3-4-2-1 non diventi una camicia di forza, ecco, qualcosa da cui non si può uscire. In questo momento, te l'ho detto, sono avvolto dal pessimismo post-derby, ma vedo troppo superiore Udinese in tutto, intuizione di allenatore, individualità, gioco. Però la sorpresa ci può sempre scappare, però temo tutto, ecco, dovete personalmente, temo tutto perché faccio la commenda, non me l'aspettavo sinceramente un mese No, poi di no, stagione, cioè ne no, abbiamo tra parlato nei nessuno. video, no, ma io non faccio fatica, io la mettevo anche dietro a Torino, cioè non è che ho paura a Mio dirlo, Dio. lo so, appunto, mi ha sbagliato Beh, no, l'allenatore di col senno sottotitoli. del prima, col senno del prima in realtà ci stava, cioè aspettarsi un impatto del genere da Sottino, cioè. No, ma io me l'aspettavo, cioè, tipo ai livelli, non so, adesso della classifica, so, della Fiorentina, per dire 12, 13esimo, Ok, invece forse sapete dove così è un po' siamo, eh? pesante, però sì. Esatto, l'ho proprio sottovalutata di brutto e quindi probabilmente adesso sono un po' sorpreso al contrario e sono preoccupato, ecco, per domenica, ecco. Andrea, Ma poi sì, ma ultima domanda poi e chiudiamo. sono preoccupazioni lecite quelle di Davide, che nascono anche da un fatto incontrovertibile, secondo me, che io ho ripetuto spesso anche nei miei video, perché è una cosa veramente nella quale io credo, ovvero che il Toro quest'estate ha lavorato in un modo, secondo me, tendenzialmente errato, perché a metà ottobre l'allenatore, comunque, al netto di qualche infortunio che va ad aggiungersi a una rosa numericamente corta, non parlo neanche di qualità, parlo proprio di scelte a disposizione di Juric, che dice: mi manca Tizio e allora gioca Caio. Ecco, la rosa è corta e il Torino a metà ottobre ha titolari quasi inamovibili, almeno 4-5 giocatori onesti mestieranti di Serie A, ma che a turno tanto una vaccata te la fanno. Perché a San Siro te la fa Milinkovic-Savic, col Sassuolo te la fa Buongiorno, e con l'Empoli te la fa Gigi, e con la Juve te la fa Tizio. Cioè, è
È un tiro al bersaglio A perché San Siro l'ha fatta anche Ilkan, però non voglio giustificare, cioè, va obiettivamente. bene. Diciamo che un portiere di 2,03 m nell'area No. piccola esce, prende Offside. palla, avversario e tutto Offside. quello che fa. Comunque, il Sicuramente. concetto è: tu fai una partita perfetta per 89 minuti, ma fino a quando l'arbitro non fischia, tu sai che da lì a poco può succedere l'imponderabile. Ma l'esempio è la partita dell'anno scorso proprio a Udine. Partitaccia, zero occasioni da entrambe le parti. All'89esimo arriva una punizione centrale e il nostro non portiere praticamente se la butta in porta. Cioè, capite che anche la pressione con cui gioca la squadra è differente. Mi sembra un po' l'Inter con Handanovic piuttosto che con Onana in porta. Li vedi con Handanovic e il pallone scotta, poi li vedi che giocano con Onana e costruiscono da dietro manco il Barcellona di Guardiola. Cioè, questo dico, il Toro si trova in una situazione particolare perché ci sono veramente dei giocatori che anche dando il massimo non te lo danno. E l'esempio delle fasce che faceva prima Davide è esplicativo. Noi ogni settimana siamo qui a dire: ma se giocava Tizio, se giocava Vojvoda, ma se giocava Singo, quando giocano Heine e Lazzaro, poi escono Heine e Lazzaro, giocano gli altri. Ah, ma io avrei fatto giocare Lazzaro, perché fondamentalmente questi sono giocatori che hanno una qualità minima e più o meno hanno, che si equivalgono, chi fa meglio una cosa, chi ne fa meglio un'altra, ma hanno tutti una cosa in comune: non segnano, non hanno l'ultimo passaggio nelle corde, ma queste sono cose fondamentali nel gioco di Juric. Quindi queste premesse a Udine, ti vai a giocare la partita secondo quelle che sono le tue possibilità, che erano le stesse del derby della settimana scorsa. È chiaro che l'Udinese è anche in fiducia. Io non so se l'Udinese sia più forte del Toro, ma sicuramente è più in fiducia. E quando sei in fiducia, tutto quello che fai funziona. Quando invece non sei in fiducia, tutto quello che fai, quello che può andare male, va male. È quello il loop di cui parlavo prima, no? In cui siamo entrati. No, E no, è qua tocca certo. uscirne. Tocca uscirne, deve farlo l'allenatore. Deve farlo l'allenatore, non ci sono altre vie. Sì, beh, quello che Zaccheroni chiamava virus della sconfitta. Una volta che sei nel Bravo. vortice, tendenzialmente, poi la cosa più difficile è uscirne. Io chiuderei su una domanda, non tanto su domenica, ma proprio sul futuro del Toro, perché il futuro di Udinese, cioè, l'Udinese come obiettivo si pone sempre la salvezza e per metà ci siamo già. Quindi tutto quello che arriverà sarà oro. Lato Toro, invece, secondo me, qualche dubbio in più sul futuro c'è. La domanda è, alla luce di tutto quanto abbiamo detto, vi aspettate di più? Da Juric in panca o dalla società sul mercato tra gennaio e il futuro immediato? La prima, nettamente. Mi aspetto che, come ma Intendo sottoscrivo, ovviamente per cioè. un cambio di registro, perché vedere il No, ma Toro nella metà sottoscrivo, destra ma della nel senso, l'ho classifica detto, ho è. parlato io prima, un centravanti me l'aspetto, ma cioè, voglio dire, non, ma perché me l'aspettavo già ad agosto, ma sono d'accordissimo con Andrea, cioè l'upgrade deve venire dall'allenatore, innanzitutto perché l'anno scorso cioè, ha fatto un lavoro enorme ed è obiettivamente l'unica speranza, e poi perché ci sanno che, come tutte le società, praticamente in questo momento i conti non sono troppo floridi, e la società investimenti non ne farà, a meno che non si presenti uno scenario che non voglio neanche pensare, cioè che si arrivi alla pausa di novembre ai limiti della zona di retrocessione, magari che non è da escludere, visto che poi abbiamo anche la Roma, tra l'altro, l'ultima della sosta. Non credo, però magari la società si spaventa e. Però il discorso, io sono contento anche di quello che ho detto Andrea, perché insomma, il mondo Toro è schierato dalla parte dell'allenatore e va benissimo. Però io mi aspetto adesso che un po' ci pensi lui. È sbagliato, nel senso che effettivamente non ha una rosa di primo piano. Però il gruppo lo segue in tutto, la squadra, il tifo lo segue in tutto e purtroppo ti devi pensare tu. Poi magari l'anno prossimo te ne vai. Però ci deve pensare lui a evitare almeno i guai e non gli chiediamo di ripetere il nono posto, il decimo posto probabilmente no, anche se magari non è neanche impossibile, ma non, siamo un po' nelle sue mani, quindi idee tattiche nuove, più anche c'è scenate come quelle di Napoli, anche no, cioè delle cose deve prendere in mano la situazione. Secondo me la speranza è quella lì. Poi magari sono disilluso dal mercato, dalla società e da quello che è successo, ma io sinceramente mi aspetto che sia lui a risolvere un po' la situazione. Sì.
Aggiungo che io anche nella vita sono abituato ad aspettarmi qualcosa dalle persone o dalle situazioni che so che possono darmi qualcosa e io da questa società non mi aspetto niente. Questa è una società che l'ultimo giorno di mercato ha preso Caramo, uno di 23 anni che al Parma non vedevano l'ora di mandare via e gli hai fatto il contratto di un anno con mille opzioni perché così il prossimo. Questa è una società che non ha idee, no, ma non che non ha idee perché. Non hai idea perché non c'è interesse. Quindi chi devo responsabilizzare? L'unica persona che ha interesse a fare bene, anche per motivi personali, perché se io tiene a galla questo toro per 2 anni, fa 2 bei campionati, è tutta pubblicità per lui, perché sanno benissimo che società è questa e quindi se tu riesci a fare bene una società come questa, banalmente ti apri le porte magari per andare ad allenare ad un livello un pochino più alto. Quindi è chiaro, non è che chiedo a Juric, io mi aggrappo a Juric, perché io so che lui, anche dal punto di vista dialettico con i giocatori, nella gestione del gruppo, ha quelle capacità che ci ha fatto vedere l'anno scorso di poter compattare la squadra e di portarla fuori dal momento di crisi. Non me lo aspetto dalla dirigenza, perché nella dirigenza è rappresentata da uno che ha dato della testa di C al presidente ed è ancora al suo posto. Capite? Sì, Quindi la ne avevamo società e la parlato. dirigenza ne avevamo parlato e quindi è chiaro che loro vivono una situazione che va già bene così. È a noi che non va bene così. Ma a loro sì. Quindi io mi aggrappo all'allenatore e poi chiaramente in secondo ordine anche ai giocatori, perché è ora che i signorini in campo si responsabilizzino perché i Lukic, quella gente lì, adesso è ora che comincino a dare dopo tutto quello che hanno fatto in questo inizio di stagione, perché altrimenti siamo sempre buoni andare a rinegoziare i contratti al rialzo, ma poi quando bisogna fare qualcosa di concreto, si lascia da solo l'allenatore e non va bene. Però io sono convinto che questa squadra può uscirne, ne sono convinto. Non saremo forti come lo, forti. Non saremo come lo scorso anno, ma ne possiamo uscire. Bene, direi che con queste ultime considerazioni è tutto. Io ringrazio ovviamente Andrea per essere stato di nuovo nostro ospite e ci rivedremo sicuramente in futuro in altre occasioni perché questa Serie A credo ne proporrà più di qualcuna. Ringrazio ovviamente Davide che però in quanto membro del canale è costretto, quindi non è che Certo, abbiamo per me tutte queste grandissime ringraziarlo. scelte. È Non abbiamo tutte dovere, è queste grandissime dovere. scelte in realtà. Sì, cioè, Ovviamente. Sì, esatto. Ovviamente vi ricordo, come fatto all'inizio video, iscrizione e like per dimostrare il vostro supporto a queste nostre iniziative. Spero che il video sia stato abbastanza esaustivo, credo di sì. Comunque, spazio commenti come sempre aperto per tutte le vostre considerazioni. Basta anche un bello grazie o non ci capite una mazza di calcio, va bene, basta che ci diate un feedback è sempre ben accetto. Con questo è tutto. Al prossimi contenuti che saranno sicuramente il mio video post Udinese Torino e il video di Davide post Udinese Torino, mentre Andrea, link in descrizione, lo troverete sul suo canale con le considerazioni post match del Dacia Arena. Un saluto a tutti, ciao! ciao, alla prossima!